Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il TG News 24, edizione live delle 10, che apriamo con la 77esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. L'americano Nomadland, Road Western di Chloe Zhao, vince il Leone d'Oro alla mostra di quest'anno, Leone d'Argento, Gran Premio della Giuria, Nuovo Orden di Michel Franco e miglior regia al giapponese Kiyoshi Kurosawa per Wife of E Spy. Vediamo il video della proclamazione del vincitore. E chiedo al presidente della giuria, Cate Blanchett, qual è il vincitore del Leone d'Oro come miglior film della 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. The Golden Lion for Best Film is Nomadland by Chloe Zhao. Davide Romani, Head of Marketing di Disney Italia. Vi invitiamo qui sul palco. Buonasera e congratulazioni. Solo il leone. Solo il leone. Oh yes, for me. Grazie. Vuole dire due parole? Ringrazio ovviamente Searchlight Pictures per questo straordinario film e ringrazio ovviamente da parte tutti noi, da parte nostra azienda Walt Disney Company, anche la Mostra del Cinema per questo faro di speranza che ci ha dato in questo momento particolare. Sono particolarmente emozionato, grazie. Siamo tutti. Grazie. E per l'Italia vince Pierfrancesco Favino, Coppa Volpi per il miglior attore per Padre Nostro di Claudio Noce, delusione per Notturno di Gianfranco Rosi, senza premi dopo essere stato tra i favoriti. La decisione di escluderlo è stata difficile, tanto che volevamo creare un premio speciale per lui, le parole della presidente Cate Blanchett. Ma adesso sentiamo Pierfrancesco Favino, le sue parole dopo aver ricevuto l'importante e prestigioso riconoscimento. Sono terrorizzato di fare un discorso decente dopo quello che ha detto Pietro Castellitto, spero di non rientrare nella categoria degli infami e quindi mi sono scritto delle cose, lo ammetto. Io pensavo di passare il mio sabato come faccio normalmente, cioè vestito da uomo del 600 a cavallo, tirando di spada e parlando in uno strano modo, invece mi avete fatto la più grande e bella sorpresa della mia vita e davvero non so come ringraziarvi, è un onore enorme. Però voglio condividere questo premio con alcune persone. La prima è Claudio Noce, che si è fidato, credo, prima dell'uomo che dell'attore. Gli altri sono Maurizio Piazza e Andrea Calbucci, con cui sogniamo e continuiamo a sognare il cinema che faremo da grandi. Nicola Maccanico, che ancora si emoziona, quindi non so se è perché è giovane oppure perché sta diventando anziano. E Moreno Zani, che è entrato con noi in questa avventura. Io non sarei su questo palco se non ci fosse stato quel piccolo grande protagonista che si chiama Mattia Caraci, che mi ha consentito di essere sempre giusto, e questo premio è anche per lui, come di Francesco Ghechi, Barbara Ronchi, Lea Favino e tutti quanti hanno partecipato a questo film, non solo gli attori ma la troupe. E tra di loro ce n'è una persona, un maestro, che mi ha detto una cosa bella che voglio condividere con voi. Quando si gira un film è come se nascesse una stella e noi viviamo su quella stella per mesi, ne nutriamo l'energia e il caos, poi la lasciamo e la sua luce però si propaga nello spazio fino a posarsi sugli schermi qualche tempo dopo, perché qualcun altro possa vederla e noi suoi occhi continui a brillare. Io credo che la mostra questa cosa ce l'abbia insegnata ancora una volta. E dunque delusione per Rosi, ma sicuramente grande gioia per Pierfrancesco Favino. Andiamo adesso a fare il punto della situazione per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus. Intanto cominciamo con l'Italia, vediamo qui i dati della mappa che viene aggiornata costantemente dalla Protezione Civile con la Johns Hopkins University che raccoglie tutti i dati mondiali. Qui siamo sul nostro paese, ieri c'è stato un incremento purtroppo ancora di 6 morti, di 1501 nuovi contagi, ma ci sono stati anche 759 guariti, per cui il saldo tra guariti e nuovi contagi porta a 736 positivi in più
un incremento di 736 positivi rispetto al giorno precedente, per un totale di 37.503 persone in Italia attualmente positive. Vediamo invece per quanto riguarda la situazione anche nel mondo, se la regia può allargare la mappa a quello che succede nel resto del globo, perché ha superato 920.000 il numero dei morti per il coronavirus in tutto il mondo, secondo i dati conteggiati dalla Johns Hopkins University e secondo l'Università Americana ad oggi si contano 28,8 milioni di casi. In Francia oltre 10.000 positivi al virus nelle ultime 24 ore, un record da quando sono stati avviati i test a tappeto in tutto il paese. In calo invece i casi in Italia, come dicevamo ieri 1.501, e scende il numero delle vittime da 10 a 6, oltre 92.000 i tamponi che sono stati effettuati nella giornata di ieri. Vediamo i dati invece nella nostra regione. Ieri ci sono stati 14 positivi in più, facendo sempre saldo tra i nuovi contagi, 39, e i guariti. 14 persone si sono aggiunte al totale dei positivi, dei attualmente positivi nella nostra regione. In terapia intensiva sono 2 persone, quindi è calato il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 18 sono ricoverati negli altri reparti. Attualmente in isolamento in Friuli Venezia Giulia abbiamo 566 persone in attesa ovviamente di risultati, oppure comunque in quarantena per una positività accertata. Ed infine ieri sono stati effettuati 2.919 tamponi, meno 447 rispetto al giorno precedente. Andiamo invece ad aggiornarci sulla situazione che riguarda le case di riposo, perché tornano ad essere osservate speciali in Friuli Venezia Giulia per scongiurare il ripetersi di situazioni che abbiamo visto nei mesi scorsi. Una seconda struttura triestina risulta infatti colpita ed è la residenza polifunzionale Albertina di via Coroneo, dove risultano positivi un ospite 95enne ed un'operatrice. Nella residenza per anziani Hotel Fernetti, sempre a Trieste, crescono gli infetti dopo la ripetizione di alcuni tamponi incerti su circa 100 effettuati nei giorni scorsi fra 60 ospiti e 40 sanitari. Dopo i primi 9 casi risultano ora positivi un secondo operatore, che è in isolamento domiciliare, ed altri 3 ospiti. Gli anziani colpiti dal Covid sono stati quindi trasferiti alla RSA San Giusto, che a Trieste è al momento l'unico reparto espressamente dedicato al coronavirus. Nel caso del dipendente è stato avviato il tracciamento per procedere all'isolamento di possibili contatti con altri contagiati. Alla casa di riposo di via Crociera a Monfalcone domani saranno invece fatti i tamponi su 121 ospiti e 120 operatori che li accudiscono. La struttura di via Crociera è risultata fino ad oggi Covid free, ma per evitare brutte sorprese, oltre agli altri accorgimenti, è prevista l'esecuzione periodica del test. Una notizia di cronaca, ancora un incidente causato da un cinghiale sulle strade della nostra regione. A Dolegna, in località Vencò, una moto che stava percorrendo la provinciale 14 ha impattato verso le 20:30 un cinghiale che stava attraversando la strada in quel momento. Cadendo a terra dopo il violento impatto, la passeggera della moto ha riportato gravi ferite ed è stata ritrasportata in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Ferito lievemente l'uomo alla guida, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Gradisca di Sonzo e i vigili del fuoco del comando Gorizia e di quelli del distaccamento di Cividale. L'animale è morto. Sarà sottoscritta nei prossimi giorni l'intesa tra Comune di Gorizia e Ministero di Grazia e Giustizia per la realizzazione di nuovi spazi e servizi per la casa circondariale della vicina ex scuola Pitteri, edificio storico della città, da anni abbandonato. Si assicura così la permanenza del Tribunale in città. Vediamo il servizio con le parole di Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia. Maggiori spazi per guardie e detenuti, ma anche laboratori e nuovi servizi a beneficio della casa circondariale. E soprattutto la garanzia che il Tribunale non sarà spostato. E quanto si potrà ottenere a Gorizia grazie all'accorpamento del carcere di via Barzellini con l'ex scuola elementare Pitteri. Lo storico edificio, che peraltro così sarà recuperato dopo anni di abbandono, sarà venduto dal Comune al Ministero di Grazia e Giustizia per 490.000 euro. I nuovi ambienti, che miglioreranno sicuramente l'attuale situazione carceraria, saranno realizzati con una spesa complessiva di 4 milioni e mezzo di euro.
Una bella grande notizia per i cittadini di Gorizia. Alle mie spalle è una visuale poco nota per i goriziani, in via Barzellini sempre, è il retro del palazzo che ha ospitato per 120 anni a scuola Pitteri. Ce la ricordiamo tutti, tantissime generazioni hanno studiato qui e da tantissimi anni questo edificio ormai non è più utilizzato e rischiava davvero di implodere e di distruggersi, nel vero senso della parola. Ci sarà un collegamento adesso tra le carceri e la scuola Pitteri grazie a un percorso avviato dall'allora sindaco Ettore Romoli. È questione di pochi giorni, firmeremo un contratto, perciò l'edificio alle mie spalle, la scuola Pitteri, anziché morire, anziché implodere, sarà destinata a una nuova vita, per consentire perciò agli operatori di giustizia di lavorare meglio, ma non solo, questi operatori libereranno anche spazi importanti all'interno delle carceri che verranno destinati a migliorare la qualità della vita dei detenuti. È una grande notizia, importante, ma anche per un altro motivo. Tutti noi rammenteremo il rischio che ha corso la nostra città di perdere il tribunale e di perdere anche le carceri, perciò per un impoverimento della nostra città, ma di tutta la nostra provincia. Ebbene, con questa operazione rafforziamo le carceri e perciò diciamo finalmente che il tribunale in queste condizioni non potrà che rimanere a Gorizia. Adesso torniamo alla cronaca, spostiamoci a Vicenza con un servizio di Rosario Padovano su un intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme di un incendio che si è sviluppato a Vicenza. Vediamo. Vi dobbiamo raccontare di un terribile incendio accaduto nella notte in provincia di Vicenza. Dall'una, infatti, i vigili del fuoco del Comando Provinciale Vicentino stanno operando per un vasto rogo divampato alla ditta di stoccaggio rifiuti Futura SRL di via Lungo Chiampo a Montebello Vicentino. Le squadre dei pompieri sono arrivate da Arzignano, Vicenza, Lonigo, Verona con i volontari di Tiene, muniti di 4 autopompe, 3 autobotti, un'autoscala, 30 operatori, un'autopompa aggiuntiva. Hanno iniziato le operazioni di spegnimento di questo rogo già generalizzato, che ha coinvolto una parte importante di circa 1200 metri quadri di capannone con all'interno materiale secco. L'incendio è stato circoscritto dalle squadre. Nello scorso mese di aprile un altro vasto rogo aveva interessato la stessa azienda. Sul posto ora i carabinieri e i tecnici di ARPAV, l'Agenzia Regionale dell'Ambiente. Le cause dell'incendio sono al vaglio dell'Ufficio di Polizia Giudiziaria dei Vigili del Fuoco. Le operazioni di completo spegnimento di tutti i focolai, la messa in sicurezza dell'azienda proseguono presumibilmente per tutta la giornata di oggi. Adesso andiamo un attimo sul sito dell'agenzia ANSA perché c'è una notizia che riguarda l'ennesima sparatoria negli Stati Uniti. Andiamo a leggere di che cosa si tratta. Sparatoria negli Stati Uniti, Trump dice animali da colpire, ma andiamo a leggere la notizia per capire che cosa è successo in USA. Due vice sceriffi della contea di Los Angeles, un uomo e una donna, sono in condizioni critiche dopo che uno sconosciuto ha aperto il fuoco contro di loro mentre si trovavano nella loro auto a Compton, una cittadina a circa 25 km a sud di Los Angeles. Lo riporta la CNN. L'ufficio dello sceriffo ha diffuso in un tweet il video dell'agguato che mostra una persona mentre si avvicina all'auto camminando e apre il fuoco attraverso il finestrino prima di fuggire di corsa. Ecco, vedete un fermo immagine con l'uomo che spara proprio lì davanti alla vettura, colpendo i due vice sceriffi. Entrambi i vice sceriffi hanno riportato molteplici ferite da arma da fuoco e sono in condizioni critiche, recita il tweet, precisando che l'autore del gesto non è stato ancora catturato. Entrambi stanno ancora lottando per le loro vite, sottolinea il dipartimento dello sceriffo nel tweet, aggiungendo che l'FBI di Los Angeles ha messo a disposizione le proprie risorse ed è pronta a fornire assistenza. E poi c'è stata la dichiarazione di Donald Trump. Adesso parliamo di Calici di Stelle, una manifestazione che ha riscontrato grande successo, grande interesse. Facciamo il punto della situazione con David Zanirato. Calici di Stelle è stato un successo, adesso si guarda al futuro. Beh, certamente, parliamo del successo, non ci credevamo proprio. Volevamo a tutti i costi che questo appuntamento si ripetesse come gli scorsi anni, ci abbiamo creduto, ci hanno creduto i comuni della Città del Vino, ben 15 comuni hanno aderito con 19 eventi, ma ci hanno creduto anche i produttori,
150 aziende che hanno presentato il proprio prodotto. Ci hanno creduto i visitatori perché sono arrivati numerosi, chiaramente quest'anno con delle regole particolari e ferree, ma abbiamo avuto il pienone ogni serata, quindi un bilancio assolutamente positivo. Quindi è un momento per tirare le conclusioni, ma è un momento anche per guardare al futuro. Avremo un autunno impegnativo, le città del vino non si fermano a calici di stelle, altri sono gli impegni e gli appuntamenti, uno in particolare un progetto importante sulla sostenibilità in viticoltura che ci impegnerà non solo in autunno ma nei prossimi due anni. E adesso apriamo la pagina sportiva. Oggi l'Udinese torna in campo, lo farà a Cordovado contro il Venezia, una gara amichevole, la terza di questa fase pre-campionato, fase di avvicinamento al campionato che comunque per i bianconeri non scatterà la prossima settimana ma tra due settimane, perché il primo impegno sarà il 27 di settembre a Verona nel derby contro l'Hellas. Oggi si torna dunque in campo per affrontare la formazione lagunare, il Venezia, che giocherà il prossimo campionato di Serie B, un test sicuramente probante, importante per verificare lo stato di salute degli uomini di mister Gotti, tra l'altro in un periodo in cui si parla anche di mercato. Saremo in diretta da Cordovado a partire dalle 16.30 con il prepartita, alle 17 invece il calcio d'inizio, la telecronaca integrale in diretta e in esclusiva sul nostro canale. Sentiamo il punto di Jacopo Romeo. Nel giorno dell'arrivo a Udine di Nahuel Molina, ufficialmente terzo rinforzo del mercato bianconero, ma nei fatti il primo, già opzionato mesi fa e contrattualizzato da settimane, è in quello del primo compleanno da capo allenatore di Luca Gotti. Tanti auguri mister, l'Udinese entra nel rush finale della sua preparazione. A due settimane dal debutto in campionato contro il Verona a Bentegodi, Gotti inizia a stringere il cerchio e sfrutterà l'amichevole contro il Venezia di questo pomeriggio a Cordovado, ore 17, diretta esclusiva Udinese TV dalle 16.30, come un test di livello. Di sicuro i giovani come Koulibaly e Cristo hanno dato segnali incoraggianti, con il primo in particolare legato ai discorsi che coinvolgeranno i movimenti di mercato in mediana, soprattutto l'eventuale, ma al momento non concreta, partenza di De Paul. L'argentino continua a spingere forte sull'acceleratore, concentrato sul campo e sulla causa udinese, ben conscio che la sua permanenza non è affatto remota. Non dovrebbe esserci oggi, al pari di Iaialo, evitando così ogni fattore di rischio, ma per una semplice questione di gradualità della preparazione, non certo per rumors di mercato. Vedremo Bram Neutink, oramai tirato al lucido dopo l'infortunio alla caviglia di fine campionato, così come Teravest, che in attesa che Molina si metta al pari del gruppo squadra in termini di protocolli sanitari e forma fisica, si gioca una chance importante per avanzare la sua candidatura sulla destra anche in chiave campionato. Dall'altra parte c'è grande attesa per vedere per la prima volta all'opera, anche dall'inizio, l'altro Orange Owoyan, che via via si sta adattando e calando negli schemi di un calcio per lui nuovo. Il Venezia dunque sarà apprendistato utilissimo per l'ex AZ e occasione importante anche per il cavallo di ritorno Forestieri, voglioso di mettere in mostra il suo repertorio. In avanti, oltre ai soliti noti Nestorowski, Lasagna, Okaka, scalda i motori anche Baic, che ha già timbrato il cartellino con Legnago e sgomita per conquistarsi, perché no, anche la permanenza, in attesa di capire se davanti possa uscire o meno Teodorcic. Insomma, l'amichevole col Venezia sarà un banco di prova non determinante, ma comunque con un suo peso, considerando che nel prossimo weekend ci sarà comunque un altro test, autentica prova generale in vista del Bentegodi. E allora appuntamento in diretta dalle 16.30 con il prepartita, dalle 17 con la telecronaca del match tra Udinese e Venezia in esclusiva sul nostro canale. Ieri altra partita anche per la squadra primavera allenata da Massimiliano Moras, non è andata bene, ha perso la formazione dei giovani bianconeri 3-0 contro il Chionz. Vediamo la sintesi del match, poi ascolteremo anche l'intervista di Alessandro Surza al mister Moras, abbastanza arrabbiato per il comportamento della squadra e per il risultato, anche se è un amichevole, non fa mai piacere perdere, ma soprattutto come si perde, ma ne parleremo dopo con Surza e Moras. Vediamo adesso com'è andata. Si comincia, è cominciata Chionz, Udinese primavera. Rischia e sbaglia Tuniz, Bascia prova a calciare, Plai si tuffa e la fa sua. Filippini avanza e serve il suo numero 7 che calcia la rete. Variola. Il secondo tempo di Udinese Chionz, partita che appena proprio in questo istante è cominciata. Sentite anche forse in sottofondo i tifosi del Chionz che stanno festeggiando la vittoria per
2-0 fino a questo momento, almeno dei propri beniamini. Grande giocata di Filippini che serve Urbanetto, che si va a presentare a tu per tu e viene steso da Maset, cartellino giallo. Si allontana Filippini, va Urbanetto, prova a calciare e che gol di Urbanetto, che gran gol di Urbanetto, golasso, ha calciato sul primo palo, forte di potenza. Carnelos non la prende mai, nessuno probabilmente la prende mai, e 3-0, risultato che adesso purtroppo inizia ad essere pesante. Entra in area, ancora prova a calciare, traversa di Cassin, palla che resta lì, si scontrano Carnelos e Tomadini, poi la palla comunque era uscita. Cassin si lancia, inseguito da Maset, entra in area, è sterzata bella, ottima di Cassin che va sul fondo e per un pelo un'incornata nella porta sbagliata la stava per effettuare Tassotti, ma alla fine ha avuto ragione lui perché ha chiuso bene, non c'è tempo. Finisce qui, finisce 3-0 tra Chionse e Udinese Primavera. Questo secondo test match per gli uomini di Moras finisce non nel migliore dei modi, un 3-0 con pochi alibi, poco da dire. Mister, oggi una sconfitta per 3-0, una sconfitta che ci può stare visto il livello dell'avversario. Cosa non ti è piaciuto e cosa invece salvi della prestazione dei tuoi ragazzi? Da salvare non salvo assolutamente niente, non mi è piaciuto assolutamente niente, perché un atteggiamento così ci sta in una squadra che è in completa costruzione, come si è visto oggi, dove non si sono notate idee. Sembra che è il primo giorno che ci troviamo assieme. Nel percorso di crescita però secondo me queste partite ci stanno, fortunatamente arrivano adesso per insegnare ai ragazzi che stanno entrando in un'altra tipologia di calcio, e dico che a me hanno insegnato sempre che qualcosa di positivo si costruisce sempre nelle difficoltà. Quindi bastone e carota, oggi un po' più bastone. No, oggi solo bastone, oggi. Non un po' più. La carota la lasciamo per il primo tempo che avevamo giocato ad Ampezzo, poi ci sono tre tempi di partite dove non è mai esistita la squadra. Però non è che dobbiamo disperarci, andare a fare allarmismi, siamo all'inizio di un percorso che va costruito, però quando stai costruendo qualcosa sicuramente gli intoppi come questi ben vengano adesso. L'importante è che i ragazzi facciano anche un esame di coscienza, il mister stesso deve farsi l'esame di coscienza, però personalmente... Se mi parli di preoccupato ti rispondo di no, perché quando ci stiamo allenando dobbiamo sempre proseguire con un'idea e i ragazzi sicuramente risponderanno in maniera diversa. Ecco, ultima mister, allora adesso quali sono i prossimi appuntamenti sia per quanto riguarda gli allenamenti sia per quanto riguarda i prossimi impegni di match, di partite? No, ma gli allenamenti adesso andiamo a un regime dei 5 allenamenti settimanali dal lunedì al venerdì. Mercoledì avremo una partita infrasettimanale contro la Manzanese e sabato di nuovo contro il Cernis Muzzana, altri due test con squadre costruite per primeggiare in un campionato di Serie D. A me fa piacere questo scontro e vedere che score di differenza c'è tra una Primavera che si sta formando negli 8 undicesimi che c'erano in campo con ragazzi del 2003. Questo personalmente non è che ci deve preoccupare, quello che sono preoccupato è che step arriveremo per vederli un attimino che escano da questo calcio giovanile e cominciano a entrare nel mondo dei grandi. E adesso il meteo, aggiorniamoci con Trebi Meteo sulla situazione sulla nostra regione. Oggi è davvero una giornata di bel tempo, sentiamo Trebi Meteo. Amici di Udinese TV, un saluto e ben ritrovati a tutti da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Alta pressione in rinforzo sul Friuli Venezia Giulia nella giornata di domenica, che sarà quindi da trascorrere sia al mare sia in montagna. In dettaglio vediamo la situazione attesa tra Pordenone e Udine nella giornata di domenica. Come vedete il sole sarà il protagonista, transiterà solo qualche innocuo annuvolamento ma senza fenomeni associati. Clima fresco nelle prime ore del giorno con valori minimi tra i 18 e i 19 gradi, valori che tenderanno poi
ad aumentare nelle ore centrali della giornata con valori appunto al di sopra delle medie del periodo. E tra Gorizia e Trieste splenderà il sole ovunque con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime su Gorizia intorno ai 18 gradi raggiungeranno i 22 gradi invece su Trieste. Le temperature massime nelle ore centrali del giorno toccheranno punte di 30 gradi, con clima quindi tipicamente estivo ma senza particolari eccessi. Amici di Udinese TV, con questo per il momento è tutto, ma io vi invito come sempre a rimanere aggiornati sull'app di Trevi Meteo. Si chiude qui questa edizione del telegiornale, la prima edizione del TG News 24, ci rivediamo a mezzogiorno. Vi ricordo oggi alle 16.30 live del prepartita Udinese-Venezia, gara amichevole, terza gara amichevole del precampionato dell'Udinese, e poi alle 17 la telecronaca in diretta in esclusiva sul nostro canale, telecronaca visibile sia in Friuli Venezia Giulia che in Veneto e anche sui nostri canali digitali, il sito internet udinesetv.it, la nostra app Udi News per iOS ed Android. Grazie ancora per essere stati con noi, buona domenica, a dopo.